Eccoci qua, ecco. Figurine special pack. Sì, se voi riuscite a trovare questo special pack per risparmiare, da buoni genovesi. Anziché 7 euro ne paghiamo 4,90, quindi direi che ha assolutamente senso. Quindi sono 10 pacchetti. 10 pacchetti, 10 Ok, pacchetti ce li apriamo. sono Vediamo. così. Aspetta. Sono anche incellofanati. Super scocciati, contiamo 1, aiuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attenzione, 8, 9, 10, queste sono omaggio, vedi? Non Ah, ok, sono... sono tre figurine, tre pacchetti di omaggio, ok. Esatto, Benissimo. ok. Partiamo con l'apertura. Dai, sì, vediamo un po' cosa ci capita a sto Cosa ci giro. capita Cos'è? sto È il giro? secondo video che proponiamo di Sì. apertura. Questa è una figurina, è un pezzo. Sì, probabilmente relativa ai derby, questo è il derby Roma-Lazio. Lazio. Tra l'altro, con... Se non sbaglio, che è Hernanes che è passata Sì. all'Inter, Sì. no? Sì, quindi D'altra parte, inizio mercato di anno, gennaio, metà sì. di Poi gennaio. chi abbiamo? Allora, abbiamo Garrix che Ce credo l'abbiamo ce già, l'abbiamo Garrix, già. è doppio. Sì. Poi abbiamo De Sena del Cagliari. Ok, mettimene un po' più Sì. carine. Ah, Ok, ok, De benissimo. Sena. E poi abbiamo Abbiamo Super Mario Mario Gomez. Gomez. Mamma mia, fammi vedere quanto è alto, 1,89 solo, pensavo di più. Sì, sembra più alto. Sì. Luca Luca Antonini, Antonini, sarai contento tu? attenzione. Il cuore batte. E qua abbiamo la Ternana. Bene, bene. Ricordiamo che intitoleremo il video alla figurina col giocatore più rappresentativo, Rappresentativo, dai, più no? Che sceglieremo rappresentativo. noi, Che sceglieremo anche sulla noi, base della nostra figurina. ma potreste anche sceglierlo voi, nel senso che Magari dal potreste fare una prossimo anno richiesta. Allora, qui abbiamo una miscela di di scudettini. Scudettini, sì, Forlì, Mantova, Pergolettese e Monza. Monza Brianza. Ok. Allora, Carmoni Atalanta. Siamo sempre in Serie Sì. A. Poi qui abbiamo Il un Modena. bel giro di portieri. C'è un Giusto? port due portieri e un difensore, Potenza un difensore. Ha giocato anche nel Genoa, tra l'altro, se me lo ricordo. Cesena, Con l'allenatore Bisoli, Bisoli, ex Cagliari, già e la giocatore del foto che in Cagliari. effetti è talmente piccola che non si vede Non si niente. capisce, è Vabbè. vero. Ok, Catanzaro, Caccia, Daniele Caccia, Nato a Catanzaro, ma Catanzaro è un giocatore del Verona. Infatti dicevo, Daniele come Caccia. mai ha questi colori? Allora, ah, Ah, Barzagli. interessante, difensore della Juve e della nazionale. Va bene, Ok, ok, va andiamo bene, avanti. andiamo avanti. Questa è la prima figurina di Topolino che troviamo, perché c'è questa cosa a un certo Scudettata punto. Hellas verona. Per noi sono tutte novità Eh queste, ormai sì, sono anni perché ai che nostri tempi. è cambiato tutto. Esatto. Stojanovic, Bologna. portiere del Bologna. E poi il Cagliari va per la maggiore a questo punto. Con Avelar, Avelar. difensore. Ah. Munua, Fiorentina. E Fiorentina. poi qua abbiamo La la regina. regina, Sì, una triade di attaccanti. E qua dal toro. Vives, centrocampista. Ok, andiamo avanti. Quelli in omaggio ce le teniamo alla Ah, fine, dai, perché ci certo. danno più soddisfazione. Quando non le paghi. Esatto, Ah, un'altra foto un'altra. di Topolino, Questa volta la che Lazio è il con vessillo della l'Aquilotto. Lazio.
Ok, il Carpi. Triade di portiere difensore del Carpi. Juve Stabia. Difensori. E qua chi abbiamo? Dodò, Roma. Quello dell'Aldo Azzurro. Grande Dodò. Esatto, ecco qua, benissimo. Regini Sampdoria. Della Sampdoria, mm-hmm. Difensore. E poi abbiamo il Novara che, insomma, belli colori, ma... Ah, bella foto, dai. Ok, no, è bellissima. L'hanno studiata bene, molto bene. Molto c'è ben anche fatto. Il Banco Popolare di Novara lì in cima. Ok. Ok. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po', attenzione, qua la dura. Questo qua mi sembra Zambrotta. Anche a me sembra Zambrotta, però non lo so. È una foto di superstar, mm-hmm. Evidentemente, campione del mondo nel 2006. Già. Del grosso. Poi Atalanta. Rolin, Catania. Catania. Terò del Chievo Verona, bel giocatore, Terò. Bei capelli anche, devo dire. Sì, particolari sì, sicuramente. Sì. Chissà quando suda, che bello. Allora, Verona sempre. Moras, il difensore greco del Verona. E poi abbiamo una triade di attaccanti del Varese. Bielanovic. Per il momento secondo te chi è il giocatore più rappresentativo? Ma se dovessi andare per i miei attaccare, vabbè, con i miei gusti più rappresentativi, Antonini. Sei forte. Abbiamo un pezzo di Udinese. Allora, un pezzo di Udinese, eccola qua. Vediamo così. Diciamo quello che mi piace di più, Terò, dovessi dire, quello che più mi tecnicamente mi piace di più. Una triade del Carpi che abbiamo già. Sì. Oggi ne troviamo. Finiamo il Carpi oggi, evidentemente. Sì. Catania. Alvarez. Pellissier, attaccante del Chievo. Beh, anche lui, voglio dire, è da tanto sulla... segna sempre. Sulla cresta dell'onda, direi. Okay, qua abbiamo il Como. Perché tra le varie novità, almeno per noi, dei calciatori panini, che c'è anche il calcio femminile. Sì. Quindi queste sono squadre come Firenze di calcio femminile. Di calcio femminile. Poi che abbiamo dell'Udinese. Allora, dell'Udinese abbiamo Badù. Ganese, dell'Udinese, centrocampista. E poi andiamo ad aprirci l'ultimo pacchetto che abbiamo pagato. Sì, l'ultimo pacchetto a pagamento. Con l'Inter. Con Topolino che ci presenta l'Inter. Ok, e qui abbiamo direttamente dal Bologna Diego Perez. Nocerino. Antonio Nocerino, centrocampista del Milan. E poi portieri e difensori tutti. Sì, li chiamo tutti i primi, il Padova. Diciamo, all'inizio delle squadre, sì. Vediamo chi c'è qua. Ah, Fatsidis, Genoa. Un cognome quasi impronunciabile. Ma si dice Fatsidis. Almeno così c'è scritto, quindi. Almeno così dicono i cronisti. Così dicono i cronisti, sì. Anche delle reti locali. Esatto. Qua io non abbiamo capisco. La Virtus, okay. Lanciano. Anche qui difensore, un centrocampista. Benissimo, andiamo a scartare i pacchetti regalo. Questi qua con questa
questa confezione dorata. Ok, topolino col Cagliari, evviva. Ne abbiamo trovati, eh? Sì. Poi chi abbiamo qua? Direttamente dal Livorno, Paulinho. E poi ancora la sera di nuovo, doppia, attenzione, così d'amblè, attenzione, Mattia Cassani, Parma. E poi Sassuolo, non avevo ancora trovato niente, nessuno del Sassuolo mi sembra, lunghi. Ma forse Zaza la volta scorsa. Ah, ok, non lo ricordavo. Forse Zaza, l'attaccante del Sassuolo. E Rolando, Inter. Non avevo molta voglia di fare questa foto, eh? Dici? Secondo me no. Non lo so, bisogna vedere lui di solito che espressione tiene, sì. Il difensore dell'Inter. Ok. Allora, e qua? Qua abbiamo delle simpatiche. Sono anche diverse queste qua, sono tipo... Sì, tessuto, sono, tessuto. Tessuto. E sono relative alla serie B, queste qua tessutose. Sì. Di queste dimensioni, ok. Poi abbiamo Natali, Bologna. Vediamo qua chi c'è, direttamente dal Modena, due portieri e un difensore, di nuovo. Potenza, non li avevo visti, di nuovo questa anche doppia, ragazzi, anche Turna è un modo, di nuovo queste figurine, attenzione, Walter Mazzari, eccolo qua, sguardo di ghiaccio, oggi dei giassi, mamma mia, cattivissimo, mamma mia che sguardo, guarderà gli arbitri, attualmente sì. Credo di sì. Guarin, wow, Guarin. abbiamo preso tre giocatori dell'Inter, abbastanza rappresentativi, due giocatori relatori, sì, quindi diciamo che l'Inter in questo momento la fa un po' da padrone, credo di sì. L'ultima, vediamo se c'è qualche colpo di scena, qualche giocatore davvero, ma credo allora saremo sull'Inter a sto giro, credo di sì. Abbiamo un pezzetto di toro. Poi Sørensen, Bologna, e poi abbiamo Sebastian Leto, Catania. De Santis. Qua ce la giochiamo, attenzione. Ci piace l'estate. Poi la Roma sta andando molto bene sto campionato. Però l'altra volta abbiamo messo un portiere. Non abbiamo messo un portiere, questa volta sarebbe bello cambiare. Insomma. Io sarei quasi per un allenatore. Anche io sarei per un allenatore. Poi voglio dire. È giusto anche un po' celebrare. Mazzarri, poverino. Questo periodo non è che stia molto. Non abbiamo ancora finito, dai. Valletta e Ascoli. Regina. E qua abbiamo terminato. Abbiamo terminato. Allora direi che in finale ci potrebbero stare questi qua. Sì, dai. Una finale tutta interista. Volendo ci potremmo mettere un semi-derby. Ah sì, vabbè. Certo. Semi-derby. E un outsider. Dai, sì. Bellissime. Ci sarebbe anche Barzagli, ma l'altra volta abbiamo scelto... Ci sarebbe anche Fazzini, Antonini, come no. Però l'altra volta abbiamo proclamato un giocatore della Juventus, quindi io questa volta per... Insomma, io voto per Mazzarri. Sì, anche io voto per Mazzarri. Bene, allora abbiamo scelto di attaccare... Al televoto. Il nostro piccolo televoto, rapido. Abbiamo scelto Walter Mazzarri, quindi l'allenatore dell'Inter... che attacchiamo, lo celebriamo, così diamo un po' di spazio anche a questi allenatori che sono sempre sotto accusa, basta perdere una partita che subito è sotto pressione, quindi
Complimenti. Ti mandiamo un bacino. In bocca al lupo per il proseguo del campionato. Speriamo che prima o poi un rigore ve lo diano anche voi. E... basta non contro il Genoa, magari. E neanche contro la Juve. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao.